City in questo istante, Torino Inter, l'Inter in maglia bianca, quale siamo un po' in pigiama. Forza ragazzi, dai, attenti al Torino. Casuri, la sua manovra, entra in area, l'arrondo, prova la sponda, si gira, termina a terra, rigore? Rigore per noi? No. Sì. Come no? Rigore, come no? Rigore. Rigore per il Torino. Ma che rigore per il Torino? Già fa. Rigore per il Torino. Rigore per il Torino. Allora, fermi, perché ne fa una ogni partita. Chi è stato a farla? La Nokia deve aver tirato per la maglia 1. Allora, vediamo cosa succede in area di rigore, poi facciamo la moviola umana. 20 minuti, la stessa porta dove ha segnato giovedì in Europa League il Kadri contro Handanovic, il tiro. Grande, parato da alla faccia di Diego Lopez. Questa ragazzi, è una bella storia. Darmian fa fuori, netto Giona, arriva sul fondo il cross, un po' arretrato. Quagliarella, palla una spanna dal palo. Che fuga di Darmian. Il divino Jonathan bevuto come un mojito. Sì. Guarda che roba. Ancora Jonathan. Poi pallone ancora. Vai. E buona conclusione! La parata di Panelli non riesce a rigore! Questo rigore questo! Si gioca! Rischio enorme per il Torino, poi cade un giocatore di Terna. Quagliarella Rondo, 2 contro 3, tiene la palla al Quaglia, se la porta sulla sinistra, si sovrappone Sanchez Migno, il gioiellino. Prova a puntare l'area, dal lato corto, il gioiellino, il cross, liftato. Il gioiellino non mi sembra granché, se vuoi che te lo dica. Aveva una palla d'oro. Rigore, scusa. Finisce così l'Inter, è già meno 2 la vetta rossonera della classifica. Grazie e buonanotte.